Un ultimo lungo e commosso applauso per Bianca Sollazzo. Teatro, la Chiesa di San Ferdinando, nota come Chiesa degli Artisti. E così ha lasciato per sempre le scene l'attrice napoletana che a 89 anni è stata stroncata dalla malattia. È lutto nel mondo dello spettacolo per lei che, nonostante l'età avanzata, ha continuato a calcare il palcoscenico fino allo scorso anno. È del teatro il primo la sua ultima apparizione in Festa di compleanno, diretta da Arnolfo Petri, pièce in cui interpretò una figura struggente di madre. Figlia di un attore comico di varietà che per anni aveva lavorato nella compagnia di Totò, la Sollazzo debuttò presto in teatro, prendendo parte a numerose edizioni della Piedigrotta. La metà degli anni 70 segnarono il ritorno della Sollazzo alla sceneggiata con la compagnia stabile del glorioso Teatro 2000 con Beniamino Maggio, Liliana e Trottolino. Erano gli anni in cui la sceneggiata a Napoli rappresentava una delle forme di spettacolo più seguite, ben oltre la televisione. Anni in cui un altro maestro della comicità partenopea fece la parte del leone sui palchi partenopei, Lino Crispo. L'incontro tra i due apparve inevitabile ed avvenne proprio attraverso quel nuovo mezzo che stava soppiantando il teatro, ovvero la televisione. Gli anni Ottanta rappresentano per la Sollazzo l'approdo al cinema, ma il richiamo al palcoscenico si fa sentire nuovamente nel 2000, quando Arnolfo Petri la convince a tornare sulle scene. Sono gli ultimi sfolgoranti anni di una carriera lunghissima. Per 7 anni Bianca Sollazzo sarà il capo della nuova stabile del teatro comico del Teatro Il Primo di Napoli. Soltanto la malattia riuscirà poi a tenerla lontana a partire dal 2010 dal suo amato teatro. A lei, che ricordiamo come brava attrice e gentildonna, va il saluto commosso della redazione di Napoli TV.